Ben trovati qui sempre da Civitanova Marche con la nuova partita. Come? Mi chiedono di abbassare un attimo, allora abbassiamo il ritorno in cuffia, così va bene? Perfetto. Va benissimo. Valerio, Minoccheri Rinaldi, un Minoccheri reduce da due partite complicate. Sì, naturalmente non tragga in inganno il fatto che vince all'ultimo tiro. I grandi giocatori vincono molto spesso l'ultimo tiro. Non credo nemmeno che conti molto il fatto che Rinaldi l'anno scorso giocava in squadra con Minoccheri. Conta il fatto che sono due talentuosi fuori dal comune. Comunque abbiamo avuto un Minoccheri da Minelli deciso. Ecco, arriva. Abbiamo Minoccheri qui. Ho spento il microfono di Valerio, che era aggredito da Minoccheri. Anche il grande giocatore deve avere sempre un feedback positivo, e quando dice non ci prendo bocciare, sono in difficoltà, vuole la spinta di qualcuno che gli dice ma no, vai tranquillo, adesso sei perfetto. Stiamo parlando di un giocatore veramente fuori dal comune. Intanto abbiamo qui Rinaldi che si sta preparando per i suoi... Che è uscito da una bella battaglia contro Naderi. Eh sì, combattuta. Per ora abbiamo visto anche nelle fasi precedenti tendenzialmente molte partite decise proprio sugli ultimi 10 punti. Sì, beh, sono tutti giocatori di un livello assoluto, anche diciamo le altre partite sono tutte partite tiratissime, tutti giocatori già molto affermati. Adesso appena stiamo per iniziare, dopo dico anche gli altri accoppiamenti, ci sono giocatori a dir poco formidabili come Demetrio Sandroni, come Massimo Cicali, Stefano Palsesi. Un bel parterre de roi in questo 7° Grand Prix da tiro a volo Civitanova Marche. Siamo qui praticamente in spiaggia. Quando siamo arrivati questa mattina ululava il vento e tuonava la bufera. Assolutamente. Secchiate d'acqua che ci hanno infradiciato poco prima di entrare. Beh, diciamo meno male che l'acqua è arrivata. Sì, quello è vero, quello è vero. Ricordiamo che tanti giocatori illustri non hanno passato i turni eliminatori. Fra tutti posso ricordare Luca Molduzzi, che era nel girone di Minoccheri, l'ha incontrato la seconda, ma anche Corbetta è stato eliminato a porta di Filippo Rossi di Reggio Emilia, che oggi ci è mancato poco facesse secco anche Minoccheri. Infatti è andato un momento, il timore c'è stato da parte, secondo me, del campione del mondo, potremmo chiamarlo così. Ah beh, non hai detto niente di straordinario, perché è ancora lui il campione del mondo. Finché non viene fatto un altro campionato del mondo, è sempre lui. Ma lui ha anche qualche piccolo titolo, tipo 45 titoli italiani. Tanto ringraziamo i primi spettatori che si stanno aggiungendo. Ovviamente due nomi di assoluto richiamo: Valerio, Rinaldi, Minoccheri. Possiamo dire che ci sono due regioni almeno col fiato sospeso in questo momento. Assolutamente sì. Sicuramente giocatori con 150 tiri nel braccio ognuno, tutti di grande livello. Non manca niente a questi due giocatori. Molti dicono che l'erede di Minoccheri sarà Simone Rinaldi. Sicuramente Minoccheri spera un po' più in là.
Si va per il primo pallino, l'acchito sarà di Simone Rinaldi. E incominciamo. Sono due punti, non dovrebbe esserci rientro, vediamo. Attenzione, invece viaggia verso i birilli, passa a un cappello. 2-0. Tanto nel biliardo 3 c'è Demetrio Sandroni, opposto a Mario Pasinelli. Nel biliardo 4 Loris Principi, ricordiamo già vincitore dell'Ambrosino Milano, contro Stefano Palazzesi. Nel biliardo 5, Massimo Ciccali da Poggibonsi Siena contro Alex Galli di Rimini. Tocca ma non porta a casa il punto, Simone Rinaldi. Ci sono quattro giocatori marchigiani, due dell'Emilia Romagna. Un giocatore della Toscana è il signor Mario Pasinelli, che viene da oltre Bergamo. Sì, parlando con lui si parla di 500 chilometri solo da arrivare qua. Risponde per il pallino. Cerca il pallino e mandarlo nei birilli. Quando si dice cerca, sei quasi sicuro che lo prende. Chi cerca trova. 8 punti di bellissima fattura, tiro straordinario. Si è già messo in moto il super campione forlivese, che adesso deve sopportare di prendere un lunga corta dal suo avversario. No, decide di bocciarlo per portarlo più in basso possibile. Prende contro la rossa viene nella parte superiore, il pallino là in fondo. Diciamo che un mini obiettivo di difesa l'ha raggiunto. Lunga corta per Yuri Minoccheri. Tre di colore. Si porta 11 contro 2. Otto punti, ma pallino super cortissimo. 19-2 per il giocatore in forza al BTP Buscecchio, che è in fuga nel campionato 1 Emilia Romagna. È praticamente il Napoli del biliardo. 4 punti. 19-6, palla alla prima riga. Dice Minoccheri, talmente bella quella palla qui che ci voglio provare, ma il famoso di qua di là da Castello, che è da punti zero, però spinta controllata per giustamente tenere il punto. Risponde a risalire dalla parte bassa. Sa benissimo che deve nascondersi. Sì.
porta via la palla. Si fa spazio. Quando si è in svantaggio di biglia, spesso e volentieri portare il nostro avversario a prendere il punto che è l'ultima è comunque un obiettivo importante. Bisogna assolutamente non lasciare delle biglie in mano all'avversario, perché fa molto male che l'avversario sia in 16, 12, 8. Se l'avversario prende il punto con l'ultima, lo si sopporta. Si porta a 7. Sono 8. Vediamo se c'è un altro birillo. Non c'è un altro birillo. Quindi 15 per Rinaldi. 19. Il titolare delle biglie rosse. Yuri Minocchieri. E qui vediamo se sicuramente un tiro d'attacco risponde dalla parte bassa, il pieno del pallino o anche tre quarti per portare il pallino nei birilli. Attenzione, allarga tantissimo, il tiro è rimasto, ma questa è la terza biglia. Porta via la palla. Ma ahimè, potrebbe esserci lo stesso tiro per il suo avversario, oppure deciderà di venire di prima di due spondine per chiudere il gioco. Ma essendo un attaccante nato, sapete già che tiro farà. Per chi come me potrebbe non saperlo, che tiro farà? Farà, trasponde dalla parte bassa per portare. Con la spinta solo del castello, guarda, naturalmente, entra troppo, porta via. Adesso ha la possibilità di nascondere il gioco. Naturalmente Minocchieri non può sbagliare neanche un tiro di questi su 500. Ma ricordo a tutti che anche Yuri Minocchieri è umano, per cui è troppo bello quando prende 2, 3, 4 tiri consecutivi. Vi fa dire la forza di un giocatore. La forza anche di questo giocatore, sì. Che alla fine si è difeso molto bene. Trasponde a pelare il pallino alla palla. Ed ecco qua. Non sappiamo di chi è il punto, ma secondo me è rosso. Sono 9. Devo dire, questo qui è un tiro, come dico io spesso nel bar, ci vuole la patente nautica a fare questo tiro. Infatti gli abbiamo regalato giustamente il replay. Porta via, lo metto di testa. 4 punti, 32 a 15, più forte anche dello spettatore che è incurante
che il tiro da Chito di Minocchieri si alza perfettamente nel momento giusto. Peraltro col telefono che gli suonava, cosa che mi sembra che è da un po' di tempo che c'è il divieto di avere il telefono col volume. No, è giusto metterlo silenzioso, anche il mio telefono suona ma è silenzioso. In silenzioso. Poi dopo fa un'ora o due ore vado a vedere se qualcuno passa vicino al castello. Non meravigliatevi se lo stesso tiro lo fa anche Iuri Minocchi. Vediamo il dettaglio. Passa vicinissimo, ma soffio. Trova comunque. No. Il birillo si gira su se stesso, ma non cade. Zoomiamo sopra, guardate. Quindi trasponde dalla parte opposta. No, tira di striscio. No, va all'attacco della biglia rossa sopra. Questo è un tiro quasi clamoroso, ma porta a casa 16 punti. Il massimo che si può fare da questo tiro. Lo stiamo rivedendo. E anche la possibilità di replicare dalla parte sotto. E Rinaldi ritorna perfettamente in partita. E oggi stanno facendo, cioè stanno dando delle fila da torcere al nostro Minocchieri. Eh sì, altronde non è che possiamo sperare che Rinaldi perda senza giocare. Beh, anche quello. Eccolo qua, trasponde a risalire, si cerca di toccare il pallino per fare punti molto importanti. Ne fa meno. Solo 4, ma lo portano in testa 35 a 32. Attenzione che Minocchieri rimarrà con due biglie in mano. Che non è mai una cosa positiva per gli altri. Come non mai meditabondo Rinaldi. Beh, sai, questo qui è un frangente molto importante, vietato sbagliare. Attenzione. Mamma mia, la palla piega il birillo, ma sono 4 punti buoni, ma ha rischiato la vita Simone Rinaldi. Ma alla professione fine, pericolo. Professione pericolo, alla fine però segna 4 punti buoni. Ricordiamo, siamo a Civitanova. 7ª prova Grand Prix, trasponde a risalire per Minocchieri, deve arrivare praticamente di valore, toccare la biglia bianca, fare il rosso. E voilà, 12, Minocchieri 12. Deve decidere adesso se spostare il pallino e fare... Faccia di Minocchieri un tutto dire. Famoso sorrisetto ghiottone. Tutto sdraiato. Ecco qua. Questo tiro si può fare solo quando il pallino è nella parte superiore del biliardo.
quando il pallino è nella parte bassa non si può lasciare una palla libera, bisogna o toccare un'altra biglia o toccare una sponda. Intanto porta referto 14 punti, 45-39. Due punti. Diamo il rientro se c'è. Sono solo due. 47-39. Intanto 28 Demetrio Sandroni, 9 Mario Pasinelli. Nel derby marchigiano 31 Stefano Palassesi, 8 Loris Principi. Intanto esorto gli spettatori, ma se non l'hanno già fatto, a iscriversi, condividerlo, annunciare che si sta disputando questa partita sul nostro canale. Attenzione. Alex Galli, aggiornamento 23 adesso, 13 Stefano Ciccali, porta giù il pallino, punto, rimane bianco, 51-39 per Minocchieri. Due spondine a morire sopra il pallino. Ecco qua. Muove quel tanto da fare il punto, le bianche erano tutte nella parte bassa. Lunga, corta, corta. Minocchieri, posizione. Vediamo. Pallino appena sotto lontano per non dare bersaglio al suo avversario che tira forte per abbassare la rossa e a sua volta non dare bersaglio. Biglie di Minocchi le sembrano tutte corte, poi dopo si fermano a un capello dal pallino blu. Adesso ti faccio una domanda che tu non sai rispondere, ma io sì. Il pallino è sempre stato blu? Ma non saprei dirtelo. Assolutamente no. Nei primi due anni del biliardo internazionale c'erano palle e pallino uguale, andammo a giocare in posti dove il pallino era giallo, verde, nero, una roba incredibile. Intanto c'è un missile terra-aria, c'era la possibilità seria di fare qualche punto. Ahimè, non succede, ma nella carambola, nel giro delle biglie, diciamo che fondamentalmente la palla si va a nascondere sotto la palla bianca, quindi Minocchieri spinge. Riconquista il punto.
passaggio a nord-ovest. Sai che mi aveva detto che non ci prendeva Bociari, vedi di fare questo tiro. Di striscio. D'accordo. Passano i birilli della Goriziana. Ma attenzione, missile terraria, palla viaggia veloce verso i birilli, non ne abbatte neanche uno, ma Pinocchio le dice scampato pericolo. Intanto è bellissimo quello che mi ha detto uno dei boss di questo posto, Ciarrapica, che è anche un buonissimo giocatore, che mi ha detto che domani qui inizia la scuola biliardo. Sono contentissimo. Eh sì, perché quelli sono veramente il progetto per il futuro Mamma di questo mia. Sport. Sembra un tiro facile, ma non lo è. Eseguito da Minocchiari in maniera perfetta. Naturalmente qualsiasi biglia, facile o difficile, con estrema scioltezza, ancora un pallino per Minocchiari, 59-42. Due punti. ...61-42, pallino sempre a circa 7-8 centimetri dall'insieme dei birilli, trasponde a risalire per Simone Rinaldi, che non lascerà sicuramente lì l'occasione di provare a fare il rosso. Eccolo qua. E arriva a 50. Missile. Il famoso scud di cui parli sempre. Senza offesa, conosco Minocchiari come le mie tasche. Sapevo già da mezz'ora che avrebbe armato il braccio. Replay. È inutile che vi dica cosa ha vinto Minocchiari e Goriziana, perché tocca andare nel lunedì. Andiamo a 77. A 50. Bora Dario, arbitro. Mi dicono di Macerata anche lui, e comunque del comitato Marche. Quando si parla di Marche, come non ricordare mio collega di lavoro, grandissimo giocatore, Francesco Fava di Iesi, che ha letteralmente cambiato il gioco del biliardo.
infatti devo dire che l'ho conosciuto, ero bambino, e quando veniamo a fare le troupe qui nelle Marche, passiamo vicino a Iesi, il pensiero ci va regolarmente. Deve provare a chiudere il gioco, è in ritardo di 27 punti. In arrivo, Minocchi deve entrare fra la sponda e la palla. Beh, diciamo che è stato un tiro da dea bendata. 78-50. Passa largo. Super meravigliato anche lui. Ci credo. È la nostra stessa meraviglia, se ci pensi. Anche perché oggi qualcuno l'ha un po' buttata. Attenzione. Via. Attenzione, il pallino viaggia verso i birilli, forse largo, forse un birillo, vediamo. Un birillo. 52. 54. 54, chiedo scusa. 78. Intanto nel derby marchigiano Stefano Palazzesi prende il largo. La reazione di Loris Principi naturalmente è un missile terra-aria che porta però a regalare altri 6 punti. 82-32. Il giocatore di San Severino Marche. Ricordiamo un giocatore formidabile che è stato anche master, il fratello. Sincunea tra la bianca e la blu. Naturalmente da qui come non fare un in bocca al lupo a Ivan Bianchi, che ha avuto un problema grave e che speriamo presto ritorni fra di noi. Ci associamo all'augurio. Minocchi a scendere vicino al pallino, mettere la massima pressione al suo avversario. Che andando sotto la sponda potrebbe portare a casa 3 di colore. Ma ahimè, tutti questi tiri non bisogna mai sbagliarli di un capello, sennò il guaio è fatto. Niente da fare, come avete visto il punto rimane rosso, si porta a 79, adesso indispettito dalla sua biglia, dalla sua bocciata, si presenta a sinistra. È la seconda volta in 30 anni che lo vedo bocciare a sinistra di cricco, ma realizza 8. L'ho visto spesso vociare di braccio da sinistra e vi garantisco che cambia poco. Minocchi si riavvicina al punteggio finale tra poco.
intanto Sandroni 51, Pasinelli 25. '97 Stefano Palassesi che vince perché l'avversario gli allunga la mano. Buona questa biglia Simone Rinaldi, ma il distacco è molto molto importante. 33 punti all'avversario e soprattutto vicino alla meta. Solo uno di colore, 55. Praticamente da fermo. Prova 8, probabilmente 10. Se c'era calato. Esatto, cade dopo mezz'ora, ma cade. 65, voglio anche ricordare che settimana scorsa il memorial del papà di Simone, il memorial Rinaldi, è stato vinto da? I Rockeri. Esatto. Ah, sei preparato. Vabbè. Ti devo dare degli assist. No, è un calcolo, è un calcolo delle probabilità, semplicemente. Buonissima biglia. Come dico io, gran ball. Gran ball. Questo nido a Minocchieri non piace, no. Quindi porta via la bianca. Detto, non, ma quella bianca in quella posizione lì non mi piace. Quindi tiro forte e tiro perfetto. Vabbè, è la sua virtù. Il problema è che questi giocatori qui, vederli giocare, sembra che è tutto facile, tutto semplice. Perché uno lo sta parlando con Bortolotti, se ti ricordi, no? Lui faceva un discorso molto banale, ma in realtà banale non è. Attenzione, alza il braccio, passa largo. Bortolotti cosa diceva? Diceva, consideriamo che sono distanze di più di 5 metri. Attenzione. Si è sentito un muovala da parte dei migliori Minocchieri, non proprio contento del suo ultimo tiro. Vediamo ora, perplesso. Ha due belle occasioni per realizzare molti punti, vediamo. Attenzione al pelo, niente da fare. Rimane solo la bocciata, ma ahimè, serviva di più, molto di più.
21 punti da, dall'avversario. Attenzione, qui ne troviamo 10. Forse 12? Qui ne troviamo 12. Si porta a 78. Oggi Binocchi è destinato a essere tallonato da presso. Beh, questa è un po' la mano decisiva, perché non deve permettere al suo avversario, e questa è la palla più perfetta che si può mettere in questo momento, lontana dal pallino, obblighi l'avversario ad andare a punto. Però l'avversario sta per tirare una bella palla. Eccola qua, super bella. Come dico io, l'avversario barcolla ma non molla. Attenzione, strettissima, regala 8 punti all'avversario. Attenzione, Binocchi non gli piace di vincere una partita tirata, vuole vincere stretto. Due pezzi sarà un casino, è andata benissimo, di lusso. Ti rendo noto che siamo 87-86. Esatto, come vedete sia in grafica. Finale, possiamo dire, un po' sciocco. Punto rimane bianco. Vediamo se si acconterà di tre di colore per bocciare per lo strike. Io penso che si accontenterà di tre di colore. Boccia per lo strike, che ha appena fatto, tra l'altro. Questo non depone a suo favore, però intanto sarà un finale all'ultima palla. Vabbè, ça va sans dire. Attenzione, 8 punti, 10, 99. Ricordiamo che era dietro di 25 minuti fa. Dietro di 30. Di 30 addirittura. Decide di andare a punto Rinaldi, non perfetta, molto perfetta. Non sappiamo se quel pallino guardi Birilli, se quel pallino guardi Birilli sono dolori. Thank you.
Ce l'appoggio? Calcio tutto braccio per Minocchiari. Posizione tipica di Minocchiari. Come al solito partita da parte di Minocchiari, devastante nell'ultima stecca, porta a casa un 16 clamoroso e lascia ancora un altro avversario 99. Lascia ancora, è vero, Ormai... Io, se fosse lui, chiederei di giocare solo gli ultimi 15 punti. Alla soglia della scortesia, si parte 92 pari. Esatto. E niente, allora, abbiamo visto anche questa partita chiusa come sempre agli ultimi tre punti, anche se Rinaldi non si può imputare assolutamente nulla, ha fatto un recupero eroico, oggettivamente. Purtroppo l'altro è un marziano e vince anche quando deve perdere. Esattamente, quindi mandiamo... Però attenzione, eh. Sì? Quando la palla la sposti e la metti sopra il castello, la devi sempre colpire però. Quella è una cosa... che in genere lui però lo fa. Mettiamo la sigla, ci vediamo tra poco per la nuova partita, vediamo chi ha biliardo e che giocatori ci assegnano. Rimanete periodicamente, continuate a controllare. A presto.